Dopo aver messo le vongole a spurgare per un'ora in acqua e sale grosso, l'ho messo in una pentola con dell'olio, poi qualche seme di peperoncino e uno spicchio d'aglio. Adesso accendo il fuoco, metto il coperchio e aspetto che si aprano. Man mano che si aprono, le vado a rimuovere. Separo ogni vongola dalla conchiglia, filtro il sughetto delle vongole in un colino a maglia stretta e con uno scottex, così tutta la sabbia rimarrà lì dentro. L'acqua bolle, butto la pasta e la faccio cuocere 3 minuti. Ho messo una padella ampia sul fuoco con un filo d'olio, l'acqua delle vongole e lo spicchio d'aglio. Adesso aspetto che la pasta cuocia per 3 minuti e la trasferisco direttamente qua. Ho trasferito la pasta nella padella e ci aggiungo qualche mestolo d'acqua per portare a cottura la pasta. Quando la pasta è pronta aggiungo le vongole, un filo d'olio per mantecare e tanto tanto prezzemolo. Diamo un'ultima bella mescolata e vado ad impiattare. Aggiungo un po' di polvere di limone ed ecco le nostre linguine alle vongole con polvere di limone.